Marco Simbola del bar Florio, come vive il quartiere questi grandi avvenimenti? Guarda, è una situazione un po' critica, però diciamo che è abbastanza interessante, almeno per noi del Florio che siamo abituati a stare dietro ad eventi e situazioni di questo tipo. Il quartiere la vive bene, si vede dal numero di bambini che ci sono in giro, si vede anche da persone di un'età che non è proprio quella del target, del jazz eccetera. Diciamo che la vive un po' come una festa di piazza e questo è molto importante perché il quartiere ha ricominciato a vivere, ha ricominciato ad essere pieno di ciò che è necessario che i quartieri storici abbiano, e cioè vita, allegria, serenità e soprattutto in estate molta, molta voglia di divertirsi. Questo credo che sia la cosa più importante, almeno per noi che siamo parte integrante di questa realtà, diciamo. Gianni Magia, grande morigatori di questa edizione che a pruti essi organizzatori. Oggi è fino a performer che si deve presentare il suo progetto, no? Zack and Dab, con questo picciocco di noi, no Gianni? Eia, oi, cosa fa intendi? Sa prima, Nareus, no? De Zack and Dab, un progetto che è nasce con questo picciocco troppo rogo che di Nanta Rogalla, e nuda, esti Nareus, esti un ugontu, esti deodema definiri, de mazzeria, una narrazione poetica. Poi ta esti una misturo, c'è un paghetto di prosa che introduce la poesia e esti nareusu poetry street, poesia di arruga, no? E si ispirazioni benedite su Gat Book mio. Pobre gente. Sa che a strada non i racconti della malacaglieritana. Seconda giornata del Jazz Expo, siamo di nuovo a Poetas in Prazza, anche per Poetas in Prazza seconda giornata. Presentiamo oggi La Vega 78 di Arnaldo Africani, Nord Edizioni, con l'autore della prefazione Alberto Kunt e l'autore vero e proprio Arnaldo Africani. Alberto, com'è nata questa prefazione, questa collaborazione? È nata obbligatoriamente perché è un libro che parla per la prima volta del quartiere La Vega, bistrattato, disconosciuto, dimenticato semplicemente. Arnaldo ha avuto la grande intuizione di far parlare tutti i protagonisti degli anni 70 e quindi questo ci ha fatto molto piacere perché dietro le microstorie poi ci sono le grandi storie sullo sfondo. C'è il Mondiale dell'Argentina, ci sono dissertazioni filosofiche e si parla anche di lingua sarda, molto interessante. E con tanti complimenti per la maglietta, pregherei Fabio di inquadrarla. Arnaldo, invece questa tua opera come nasce? Nasce innanzitutto da uno scherzo, no? Perché noi abbiamo l'abitudine di ritrovarci dopo tanti anni, 40 per l'esattezza, e ogni tanto ci raccontiamo i vecchi episodi che hanno caratterizzato un po' questi racconti. Però poi col tempo le persone hanno cercato di cambiare, di ammorbidire. Allora, per evitare di perdere il gusto della risata, abbiamo cercato di cristallizzare questi ricordi. Il problema è nato dal fatto che poi questa cosa ci è piaciuta e abbiamo visto che c'era altro e quindi siamo andati oltre, grazie ad Alberto che è stato, diciamo, la mente amministrativa e collaborativa, abbiamo buttato giù questo libro e la cosa sembra essere piaciuta. Alessandro Macis, di condirettore di Coloris dell'Imbas, insieme a Gianni Magia, organizzatore di questa rassegna Poetas in Prazza, come nasce questa collaborazione e questa rassegna? La collaborazione con Gianni è una collaborazione lunga che dura ormai da 3 anni. Mi ha coinvolto in questa avventura di Coloris dell'Imbas che sta per uscire col suo quarto numero, ci stiamo lavorando. E la rivista è parte integrante anche di questi poeti in piazza, Poetas in Prazza, giusto? La mia lingua sarda è veramente approssimativa. È stato veramente un piacere farmi coinvolgere da Gianni, che come ben sai ha l'argento vivo addosso ed è sempre pieno di tante iniziative, e io gli sto dietro sempre molto volentieri. Io sono innamorato, quando ho visto Gianni Magia a Pogonno Tosarti Zua, io proprio mi sono spantato. E dunque, quando Gesù ha fatto pausa e mi ha domandato di fare questa cosa, bella bello, poi mi hanno... Quando mi dici ciao, ma no, se intendevo quando non si è incasinato. Deus è sempre incasinato, però Deus è fatta.
A Pusciaperà una scante musica, uno pago che indipendenti di questo dub, di questa gumbia colombiana, di questa musica digitale, da questa prodotta remixata, posta in traccia separata, sprazzendi proprio tutto sul livello frequenziale, di aici questa maniera poi dopo di imparare in live a accompagnare i commenti si depidi a Gopai Gianni. Manda bene, insomma, buona suonata e buona poesia a tutti. Grazie a tutti.